Figli amati, grazie per aver ascoltato la mia chiamata nel vostro cuore. Tutte le calunnie verranno svelate. Sabato 3 a Gisella Cardia sarebbe apparsa, come sempre il 3 alle 3, la Madonna, e sembra che il messaggio che le avrebbe affidato possa essere la risposta a chi l'attacca e non crede al suo rapporto privilegiato con la Vergine Maria, Gesù e a volte anche con Dio. La Madonna che le avrebbe consegnato già 6 messaggi dall'inizio del 2024 e che spesso interviene nella sua vita mentre sbriga le faccende domestiche per parlare con lei, come quando a Collesano, in una delle visite al suo padre spirituale, Giambattista Scozzaro, stando a quanto si legge nell'ordinanza di misura cautelare proprio per l'ex prete sospeso a Divinis, riferiva di aver ricevuto un messaggio dalla Vergine sulla pericolosità di una donna che aveva osato ribellarsi a Scozzaro, frasi che sarebbero arrivate tramite lui ai figli della signora, maltrattati e vessati, secondo la procura, proprio dal marito di lei, principale seguace di Scozzaro, e dall'ex religioso, colui che la veggente di Trevignano descriveva come uomo con gli occhi di Gesù, capace, e qui si cita quello che Maria le avrebbe detto in un'apparizione, di far tremare i polsi ai preti con il suo libro, nel quale parla della corruzione dei sacerdoti. Eppure a essere arrestato è stato invece lui. Secondo l'accusa, avrebbe sottoposto a maltrattamenti e vessazioni la moglie e i figli del suo principale adepto, avrebbe messo i figli contro la mamma, li avrebbe anche usati, al posto di andare a scuola, per lavorare nella sua casa mariana, una guida spirituale per Gisella. Noi, lei, l'abbiamo provata a contattare per chiederle spiegazioni. Niente, attacca. Nessuna risposta, duri colpi iniziano ad arrivare anche da chi era vicino a Gisella. Paola Felli ne è stata la portavoce, oggi racconta di essere stata minacciata dal marito, Gianni. Loro la risposta l'hanno affidata a un comunicato e, qualche giorno dopo, direttamente alla Madonna. Figli amati, tutte le calunnie verranno svelate.